dal cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio di San Giovanni Ed. Il cuore della gloriosa Vergine porta in sé un'immagine vivente della gloria e della felicità di Dio. La gloria di Dio è una perfezione che consiste nella chiarissima conoscenza che Egli ha delle sue divine perfezioni, le quali tutte insieme, essendo perfettamente conosciute dalla sua divina intelligenza, costituiscono la gloria essenziale della sua adorabile maestà. Tale gloria è tanto grande, tanto estesa, tanto eminente e tanto splendente quanto lo sono le sublimi ed eccellenti grandezze di Dio, il cui numero è incalcolabile. Per questo, così come le sue perfezioni sono immense, infinite, eterne, ineffabili ed incomprensibili, ed egli le vede attraverso la sua immensa luce in tutta la loro altezza, profondità ed estensione della loro bellezza, della loro eccellenza e del loro splendore, così anche la gloria che egli possiede è infinita, immensa, impensabile, infinitamente al di sopra di ogni pensiero, parola e lode di tutti gli spiriti angelici e umani. Non ci siete che voi, mio Dio, che possiate giungere a comprendere l'incomprensibilità della gloria delle vostre adorabili perfezioni, e non ci siete che voi in grado di lodarla come essa merita. Non è proprio questa l'occupazione continua delle vostre divine persone, le quali tutto il tempo dell'eternità sono incessantemente impiegate a lodare, benedire e glorificare le vostre ammirabili grandezze? Tutto ciò che possiamo fare noi è cantare con la vostra Santa Chiesa Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Noi vi lodiamo, vi benediciamo, vi adoriamo, vi glorifichiamo, vi rendiamo grazie per la vostra grande gloria. Propter magnam gloriam tuam. Per questa grande gloria di cui cielo e la terra sono pieni, pleni sunt cieli et terra maiestatis gloriae tue, si canta nel Te Deum. Per questa grande gloria che è la sorgente di ogni altra gloria, per questa grande gloria che non può essere oscurata né diminuita da tutte le ingiurie dei vostri nemici, per questa grande gloria, infine, che non può essere perfettamente né degnamente lodata se non da voi stesso. Ecco, qualcosa della gloria di Dio, che non è tuttavia nulla a confronto di ciò che essa è. E veniamo ora alla sua divina felicità, che è un'altra perfezione, che consiste in parte nella conoscenza che Dio ha di se stesso e in parte nell'amore che egli si porta. Questi due aspetti uniti insieme formano la beatitudine della divina maestà, che è incomprensibile ed ineffabile. La luce per la quale egli si conosce, infatti, è infinita, come infinite in quantità e in qualità sono le sue perfezioni. Egli vede in sé un oceano immenso di meraviglie, un abisso impenetrabile di grandezze e di tesori inesauribili, di ogni sorta di beni, il cui possesso, essendogli permanente ed eterno, non può mai essergli conteso né può essere indebolito o diminuito da tutti i crimini degli uomini o dei demoni. Inoltre tutte le conoscenze unite all'amore infinito che ha per se stesso lo colmano di una divina compiacenza, di una santa gioia e di una felicità ammirabile, immensa, infinita, inconcepibile, immutabile ed eterna, che è la fonte di tutte le gioie e le felicità dei beati e di tutte le contentezze di tutte le creature dell'universo, capaci di qualche soddisfazione, giacché la sua divina bontà è così grande da non lasciarne una sola che non sia partecipe della sua adorabile felicità, per quanto ne possa essere capace. Si aggiunga a ciò che la sua divina eternità, che non conosce passato né futuro, ma per lui tutto è presente, fa sì che Dio possieda sempre ed in ogni momento
tutte le grandezze, tutte le glorie, tutte le gioie e tutte le felicità che ha posseduto da tutta l'eternità e che possederà per tutta l'eternità. O mio Dio, il mio cuore è rapito di gioia nel vedervi ricolmo di queste glorie e felicità e di un'infinità di altre gioie che sorpassano infinitamente tutte le nostre parole e tutti i nostri pensieri. Che farò, mio Signore, per testimoniarvi la contentezza indicibile che ho? Permettetemi che vi dica con il vostro fedele servo Sant'Agostino, e se vi piace concedermene la grazia di farlo col suo stesso spirito, che se per assurdo voi non possedeste tutte le grandezze e tutte le beatitudini che sono in voi, fossi io ad esserne in possesso, Dio del mio cuore, che devo e voglio amare infinitamente più di me stesso, io vorrei con tutto il mio cuore spogliarmene per donarle a voi. Ma poiché, mio Dio, sbaglio spesso nei miei pensieri ed ho ogni motivo di avere sfiducia dei miei sentimenti, se i vostri occhi divini, che svelano nei vostri cuori ciò che vi è nascosto, vedono che questa disposizione non è nel mio cuore, come io desidero che vi sia, mettetecela per favore. O se vi è già fortificata e perfezionatela sempre di più, per la sola gloria del vostro santo nome. Ecco una piccola scintilla della grande gloria e della felicità ineffabile di Dio. Ora trovo non solamente una somiglianza di questi due divini attributi nel cuore della Vergine Madre, ma vi vedo quella meravigliosa gloria e quell'incomparabile felicità, così come sono in qualche maniera in Dio. Per comprendere ciò, bisogna sapere che la prerogativa dell'amore, specialmente dell'amore soprannaturale e divino, è trasformare l'amante nella cosa amata, proprio come il fuoco cambia il ferro in fuoco, lasciandogli la sua natura, la sua essenza di ferro e rivestendole delle proprietà delle perfezioni del fuoco. Ora è certissimo che non vi sia mai stato e mai vi sarà un amore simile a quello che ha sempre infiammato il cuore virginale di Maria. Perciò questo divino amore l'ha talmente trasformata in Dio, sin da questo mondo, che perfino mentre era ancora qua giù, ella aveva un solo spirito, cuore, volontà ed amore con Dio. Ella non amava se non ciò che egli ama, non odiava se non ciò che egli odiava, non aveva altri interessi che quelli di Dio, altra gloria, onore se non la gloria del suo onore, altre contentezze se non le sue, altra felicità se non la sua felicità. E così la felicità e la gloria di Dio sono stati sempre nel suo cuore. Ma tutte le ignominie e tutti i dolori che l'ha sofferto in terra, specialmente al tempo della passione del figlio suo, non le hanno rapito questa gloria e questa beatitudine? No. Al contrario, l'hanno aumentata. Non sapete che lo Spirito Santo, parlando del giorno della passione del figlio di Dio, dice che è il giorno della gioia del suo cuore? Cantico dei Cantici 3:11. In Die letizia cordis eius. E che egli stesso, parlando della sua passione, la chiama la sua gloria, il Vangelo di San Giovanni, e la gloria del Padre suo, secondo la spiegazione che Sant'Ambrogio, Sant'Ilario, Sant'Agostino e molti altri danno alle parole che Gesù disse al Padre alla vigilia della sua morte: Padre, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. In effetti la passione del Salvatore è la grande gloria di Dio, perché per suo mezzo ogni disonore reso a Dio da tutti i peccati del mondo è stato riparato con vantaggio e Dio è glorificato con una gloria degna della sua grandezza infinita. Ed è di questa grande gloria, come pure della gloria essenziale di Dio, di cui abbiamo appena parlato, che la Chiesa dice, parlando della Divina Maestà: noi rendiamo grazie per la vostra grande gloria, ossia per la passione del vostro Figlio. Ora, non sapete che la madre di Gesù non aveva altri sentimenti se non quelli del figlio suo, e che d'altra parte sapeva molto bene non esservi nulla in questo mondo che dà più gloria e contentezza a Dio che le sofferenze ed umiliazioni subite per suo amore? Per questo, come il figlio suo chiama sua gloria e sua gioia la sua ignominiosissima e dolorosissima passione, e come ella poneva tutto il suo onore e il suo contento nelle cose che onoravano e compiacevano Dio, così la sua più grande gloria e la sua
più perfetta gioia consistevano nelle più grandi ignominie e nelle più acerbe afflizioni. Ma non pensate però che il contento che vi provava le impedisse di soffrire per nulla, poiché è certo che dopo il suo diletto figlio non c'è stata mai persona in terra che abbia tanto sofferto come lei. Come in Gesù le gioie e i dolori erano uniti in maniera tale che le une possedevano la parte superiore della sua anima e gli altri la parte inferiore, e quelle non mettevano impedimento a questi, così nella madre di Gesù, quando era crocifissa e disprezzata con il figlio suo, le angosce amarissime e i tormenti indicibili che soffriva nei sensi e nella parte inferiore della sua anima non impedivano che godesse nel suo spirito e nel suo cuore di una profondissima pace e di un'indicibile contentezza, perché sapeva che tale era la volontà e il beneplacito di Dio. È così che la gloria e la felicità di Dio facevano la loro dimora nel beato cuore della gloriosa Vergine mentre era in terra. Ma da quando è in cielo, questo cuore incomparabile è talmente inabissato e assorbito nella gloria infinita e nella gioia immensa della Divina Maestà, da essere tutto trasformato in questa gioia divina e in questa gloria immortale. Ed è il più felice e glorioso di tutti i cuori degli angeli e dei santi insieme. O mia Santissima Madre, il mio cuore è trasportato di gioia nel vedere il vostro così ricolmo di grandezze e di inenarrabili felicità, che non avranno mai fine. Certamente, oso dire, per la grazia del Figlio vostro, che se questo vostro cuore amabilissimo non possedesse affatto tutte queste gioie e tutte queste glorie, e il mio ne godesse, vorrei, se mi fosse possibile, togliergliele per donarle al vostro, e preferirei perfino essere annientato per sempre, piuttosto che vedere il vostro sacro cuore privato di tutti questi tesori, di cui la divina bontà l'ha arricchito con ineffabile profusione. Del resto, mio caro lettore, volete possedere la vera gloria e la felicità? Fate il proposito di rinunciare interamente alla gloria immaginaria e ai falsi piaceri del mondo, di non volere altro onore che l'onore di Dio, né altra contentezza se non la sua contentezza, di porre tutta la vostra gioia e la vostra gloria nel servirlo ed amarlo perfettamente. Se voi lo amate davvero con tutto il vostro cuore, e più di voi stesso, come dovete, il divino amore vi trasformerà in Dio in modo tale che non avrete più altra volontà che la volontà di Dio, altri interessi che i suoi interessi, altra gloria se non la sua gloria, altre contentezze se non le sue contentezze. Beata l'anima che può dire davvero con la Santa Regina Ester: voi sapete, Signore, che la gloria del mondo mi è in abominio e che mai ho preso compiacenza in altro che in voi solo. Dopo aver dimostrato che tutte le divine perfezioni di cui abbiamo parlato in questo libro hanno impresso la loro somiglianza in una maniera eccellentissima nel cuore perfettissimo della Regina del Cielo e vivono e regnano in una maniera ammirabile, cosa diremo dell'adorabilissima volontà di Dio? Non ha forse parte in questo divino cuore? Non solo essa vi ha parte, ma vi ha tutto. Essa vi è tutto, essa vi compie tutto. Ma per non rendere questo libro troppo lungo, riserveremo questo argomento al libro nono, che conterrà le eccellenze meravigliose del cuore virginale della Madre di Dio. Ecco, amici, un passo credo che sia veramente straordinario. Qui ci introduce in una piccola porzione di quello che è il festeggiato di oggi, il cuore immacolato di Maria. Se non c'è mente che possa scrutare, come abbiamo visto, la gloria essenziale dell'Altissimo e la sua felicità infinita, vero che è che non c'è neanche mente che possa scrutare
la gloria in cui è immerso e era immerso anche in questa vita terrena, il cuore della nostra regina, e la sua ineffabile felicità. Quello che volevo far notare commentando questo brano, ecco il doppio passo, sono due o tre cose. La prima, dice, e come facciamo noi a entrare un pochino in questa cosa? Facilissimo. Attraverso l'amore. C'è quel bellissimo esempio del fuoco, e anche quello che dice nella parte finale, no? Se tu ami, necessariamente ti trasformi nell'amato. C'è una trasformazione. Vuoi assomigliare a Maria? Amala. Vuoi assomigliare a Dio? Amalo. Vuoi fare la volontà di Dio? Amalo. Molte delle persone che mi conoscono, che tra virgolette a me non piace molto questo termine, diciamo mi seguono, non piace molto questo termine perché c'è solo uno che bisogna seguire, che è il nostro unico maestro. Tutti gli altri sono tramiti, non sono fini, sono mezzi. Però, tanto per farci capire, sa quanto io parlo, forse anche troppo, della Divina Volontà rivelata a Luisa Piccarreta, ma quante volte abbiamo meditato sul fatto che si accede alla Divina Volontà per mezzo dell'amore, perché la Divina Volontà non è altro che la traduzione in atto continuo e ineffabile dell'eterno amore delle tre persone che ne costituisce l'essenza. La forza trasformante dell'amore. Fino a che punto? Ecco. È bellissimo quel passaggio. Guarda, se per assurdo io ci avessi la felicità che c'hai tu, questo detto a Dio e detto anche alla Madonna, perché è da applicare per entrambi. Io me ne spoglierei completamente, perché appartenga a te, non a me. Dice, ma lo penserò veramente? Dice, a me sembra di sì, ma se non lo dovessi pensare, fa che lo pensi. E se lo penso già, fa che lo pensi sempre di più. Ecco, la Madonna ha avuto modo di dire, non mi ricordo dove, ma ricordo che l'ha detto, che la sua preghiera preferita è il Gloria. Quindi quando durante la Santa Messa cantiamo o recitiamo il Gloria, pensiamoci a questo. Pensiamo anche a tutte le cose molto belle, anche se molto limitate, perché parlare per noi esseri umani della gloria di Dio è un po' difficile in questo mondo. Ecco, però il desiderio della massima gloria di Dio è il bisogno, ecco, di lodarlo, la più alta forma di preghiera è la lode. L'adorazione. E tutto questo però, ricordiamo, no, anche la gloria stessa e la felicità stessa di Dio partono dalla conoscenza che Lui ha di se stesso e delle sue perfezioni. Quindi l'amore parte nella misura in cui Dio lo conosciamo e nella misura in cui noi l'amiamo ci trasformiamo in Lui. Nella misura in cui lo amiamo e ci trasformiamo in Lui, noi desideriamo che Lui cresca e che noi diminuiamo, e che la sua gloria sia massima. E se anche fossimo dimenticati da tutto e da tutti, non ce ne importa niente. Ecco. Purché Dio, la Santissima Trinità, il Verbo fatto carne, cioè la seconda persona fatta uomo, e il cuore ammirabile della nostra Regina, abbiano ciò che meritano. Del resto importa ben poco. E così possa essere per ciascuno di noi.